molto chiara. Dire come sei, cioè, non sei Pininfarina che diceva prima Gianfranco Rucco, cioè quello che alcune cose sono meccaniche, sì. E spesso quando dico che ovviamente abbiamo un orario di servizio che ci consente molto tempo e quindi riesco a dedicare molto tempo alla funzione di sindaco, ma quando dico questo mi viene chiesto il perché io non abbia preso l'aspettativa da questo lavoro, perché non ci riesco, nel senso che è la sensazione che dà riuscire a portare un aiuto effettivo nel proprio lavoro, e quindi il bilancio che si fa a fine giornata lavorativa, quando si torna a casa nel mestiere di vigile del fuoco, è impagabile. E parte del mio intervento è volta di enfatizzare questo aspetto anche nel nostro ruolo pubblico di frontiera, in modo che ognuno di noi, nel proprio ruolo, riesca ad essere così efficace da portarsi a casa, personalmente, alla fine della giornata del lavoro, questa sensazione che è quella che consente di avere un po' di sforzo. Chiudo e prendo la mia parte di intervento, perdonatemi se l'ho scritta, la leggo, ma sovente per la mia scarsa esperienza in pubblico dimentico dei pezzi che ritengo essenziali. Questo è proprio quello che posso portare io nel mio piccolo, cioè la mia esperienza partendo da perché lo faccio e qualche suggerimento finale, quindi costruita come un percorso. Ovviamente, come dicevo prima, amministrare una città è un'esperienza esaltante, almeno nelle prime fasi, finché non ci si rende conto di alcune responsabilità che sovente non sono note all'inizio. Ovviamente si sta nel punto giusto e si ha la sensazione di poter essere nel posto in cui si forniscono le corrette risposte ai cittadini. Per me è il privilegio di essere appunto il primo cittadino di un comune in cui sono nato, ho vissuto. Ogni persona ha un nome, un cognome, una famiglia, un progetto di vita, e così le loro richieste che vengono poste hanno una storia che va oltre la singola richiesta. La scelta di fare il sindaco nasce sicuramente non da motivazione di appartenenza politica. A dire il vero, la prima scelta è nata dalla volontà di capire se era effettivamente così complicato come veniva descritto, sovente come scusa da colleghi. Una sfida. Diciamo, no, si può fare, non ci riusciamo. E ovviamente anche dal desiderio di sentirmi utile per la mia città, cioè mettermi in gioco per vedere se riuscivo a vincere questa sfida e vedere com'era in realtà. Così come emerso anche dai confronti con i colleghi in sede, ma anche con i colleghi con cui sovente ci confrontiamo sul territorio, il ruolo di sindaco, e ogni sindaco non intende la propria funzione come una carica, proprio per l'estrema utilità pratica che ha, ma come un ruolo di servizio. Ne sono certo perché sovente ci confrontiamo e mettiamo a sistema con i colleghi del comune di Limitrofi problemi e soluzioni, perché siamo sulla, si dice, la stessa barca, quindi alcune volte soluzioni e problemi possono essere messi in sistema e regime per cercare di trovare soluzioni condivise. Di recente noi abbiamo unificato il servizio di polizia locale col comune a fianco, ottenendo immediatamente dei vantaggi da tutti i punti di vista, soprattutto che è una parte importante che viene trascurata dal punto di vista dell'umore, della motivazione del personale che in realtà è in strada, e su questo io ho migliorato. È migliorato molto, perché si sentono più protetti, si sentono più motivati, hanno un dirigente che ha un certo livello di dialettica e di preparazione, quindi questo li fa sentire tutelati quando fanno un lavoro che, il lavoro in strada, lo dico per esperienza personale, è uno dei più rischiosi. Quello di essere utile, come dicevo prima, è sicuramente la massima aspirazione degli sindaci, ed è quello che tutti i cittadini che quel sindaco lo hanno eletto o no si aspettano che faccia per loro, cioè che sia utile, che risponda alle loro richieste. Ultimamente non è proprio solo ciò che si aspetta, ma il livello della dialettica e della sfiducia nella politica ha portato il cittadino a soddisfare i propri bisogni. Come sindaci, però, lo sanno chiaramente i miei colleghi qua, riceviamo le richieste più disparate. Il cittadino, qualcuno prima diceva, anche il sindaco deve chiarire il suo ruolo. E il ruolo del sindaco è multifacile, a seconda di chi si chiede, a chi si chiede questa informazione, da fare diverso. Si chiede al magistrato, al sindacato, se non abuso d'ufficio, il ruolo del sindaco è totalmente diverso da quello che dovrebbe avere secondo il responsabile dell'ufficio tecnico, secondo il cittadino. Secondo il cittadino, il ruolo del sindaco è mago che riesce a progetto di ciò che ci attribuisce, per questo proprio le funzioni amministrative, quando non sono funzioni di livello superiore, quindi rimandate enti sovracomunali. Quindi spetta a noi il compito di assicurare queste funzioni amministrative, questi beni, di reperire le risorse per poterli organizzare, gestire e realizzare le opere pubbliche. Su
Tutto ciò sarebbe possibile, perlomeno sarebbe molto più facile, se non si incontrasse un grande ostacolo che è, ahimè, l'amministrazione centrale, cioè colei che dovrebbe invece guidarci e facilitarci il percorso verso questa parte. Qualcuno ride quando dici questa roba qui. Ci chiamano per questo autonomie locali, ma nella mia esperienza posso dire che non c'è un ambito particolare in cui un sindaco abbia la seppur minima autonomia effettiva. Non si possono scegliere i propri collaboratori senza incorrere, si parlava prima, in vincoli finanziari o di altra natura imposti dal centro. Non possiamo affidare servizi senza incorrere in una fetta rete di esposizione, normative contraddittorie che hanno il solo effetto poi effettivo bloccare un'iniziativa. Non possiamo assicurare forniture senza il rischio che queste forniture inneschino meccanismi di sospetto e sanzioni anche basati in realtà non sulla, a volte su fughe di notizie, su titoli eclatanti di giornali che non hanno a che vedere con la realtà, anche quindi in procedure giudicate in modo corretto e conveniente. Non possiamo sostenere, questa è una parte, di solito gli importi sono piccoli ma sono importanti per le comunità, senza essere coinvolti in denunce, segnalazioni, lo sparato, qua ad esempio la Corte dei Conti, persone, le somme esigue che si possono destinare alle sagre o alle feste per il Santo Patrono, insomma le cosiddette che ricadono nell'ambito delle spese di rappresentanza. E soprattutto, come è emerso in questa sede, non possiamo disporre nemmeno delle risorse, dell'interezza delle risorse sottratte proprio ai nostri cittadini. Quindi è difficile spiegare a chi ci chiede conto delle nostre azioni o delle nostre mancate o ritardate azioni come mai la pressione tributaria è alta, ma i servizi che ricadono sul territorio sono molto bassi e sono percepiti, direi correttamente, come non corrispondenti. Le amministrazioni centrali ci dovrebbero, gli uffici periferici, anche se parlate di prefetture, nel tema della sicurezza, la prefettura secondo me potrebbe svolgere un'azione molto più incisiva di quello che fa e molto più efficace. Dovrebbero assicurarci il necessario sostegno in questo e garantire la sussidiarietà in termini di risorse e non di pura responsabilità, come invece succede. E quindi ci appaiono sempre più, come la prefettura, perdonami, so che... però ci appare ultimamente come sono dei colossi con costi elevatissimi, senza alcuna specifica competenza al servizio dei territori, con l'unico intento di produrre prescrizioni finalizzate non al funzionamento della macchina comunale, che vuol dire produrre servizi, dare servizi ai cittadini, ma agli adempimenti. Quindi tutta l'azione che ci arriva, tutto l'aiuto che ci arriva dai piedi subordinati è finalizzato a realizzare correttamente gli adempimenti, non al risultato finale, e questo è il problema. Da un calcolo sommario ma realistico si può affermare che i più alti funzionari dell'amministrazione trascorrono più, questo è un dato secondo me importantissimo, più della metà del proprio tempo a fornire dati, informazioni, a compilare modelli, assicurare prescrizioni su eventi irrazionali, predisporre piani e prospetti, ovviamente di nessuna utilità per il cittadino, ma anche di dubbia utilità per il sistema Italia, che questi dati, come diceva Santo, si svegliano al mattino e fanno delle sperimentazioni. Abbiamo bisogno di sapere qual è il rapporto tra la spesa X e il consumo Y, che probabilmente non serve poi alla fine a nessuno, quindi non se ne ricavano neanche rispetto a questo sforzo. Tutti questi adempimenti imposti appunto da un sistema centrale, che le cronache, ahimè, ci restituiscono, ci disegnano come spreconi incapaci di resistere alle peggiori tentazioni, sono accompagnati da sanzioni emissive, quindi c'è una cultura del sospetto su chi non fa queste cose, perché non le fa, e quindi tutto questo alimenta un sistema in cui la sfiducia, secondo me, a breve ha un ruolo importante. Quello che ho detto fino adesso, soprattutto le premesse, per cui sono indipendente pubblico e amo il lavoro che faccio come sindaco, ma anche il lavoro che faccio come vigile del fuoco, non deve essere inteso come una presa di distanza dallo Stato. In realtà c'è bisogno, sono convinto, di uno Stato che si preoccupi dei cittadini, dei loro bisogni e degli enti, che quindi hanno il dovere di assicurare questi bisogni. Sarebbe bello se potessimo contare appunto su una forma di collaborazione e sostegno tra gli uffici statali e sei ministeri, come ho detto più volte, sarebbe interessante fare questo comitato di controllo dalla base verso l'alto, quindi sapere se i ministeri, quanto tempo del lavoro dei ministeri è effettivamente speso a preoccuparsi del benessere dei cittadini e se le risorse sottratte, quindi un altro fattore interessante da conoscere per poter non conoscere solo al solo scopo di spiare o fare questo dolore, ma per capire proprio come orientare l'attività amministrativa, capire quanta parte della pressione fiscale è realmente spesa in servizi e quanta parte della pressione fiscale alimenta invece queste macchine che producono delle norme. Detto questo, faccio una brevissima riflessione, brevissima mento, perché è una pagina, però è forse il sunto di tutto quello che si è detto qua, del mio piccolo apporto. È un'analisi di merito su quello che io avevo preparato, ma in realtà
molto fortunatamente ho trovato, ovviamente da diversi punti di vista, delineato in questo incontro. La vorrei dedicare un'analisi di merito, quindi. Un paese in cui, dal centro verso la periferia, ogni nuova norma prodotta ha lo scopo di assicurare il rispetto della norma precedente, complicandola o sovente contraddicendo almeno in parte, di imporre vincoli di spesa impossibili agli enti locali. Il mio scusato ufficio di ragioneria è convinto di vivere in una gabbia in cui da qualunque parte tu cerchi di muoverti per il bene dei cittadini ti viene chiusa una porta o ti viene messa una catena. Quindi un paese in cui dal centro alla periferia non si fa di imporre vincoli di spesa impossibili agli enti locali, oltretutto se si fa un'analisi questi vincoli di spesa spesso sono imposti per assicurare più ampia libertà di produrre disavanzo invece all'amministrazione centrale. Qui insomma, il patto di stabilità è quello che oggi si chiama impropriamente pareggio di bilancio, lo insegna un po'. Di attuare un sistema di sussidiarietà che sarebbe bellissimo, ma in cui le amministrazioni centrali purtroppo alle periferie cedono solo le proprie responsabilità non prese, e qui mi aggancio tutto il discorso ultimamente dei decreti sulla sicurezza delle manifestazioni, dei decreti minimi e quant'altro, interpretati dai prefetti in maniera veramente, scusate il termine, indecente. Questo paese quindi è preso in qualche punto della sua storia recente, adesso non ricordo se tra la prima e la seconda repubblica, tra la seconda e la terza, comunque ha preso una strada, secondo me è una strada sbagliata. Chi vive come me e come voi la realtà di quella che è la periferia dell'amministrazione pubblica, che alcuni colleghi definiscono trincea in una sorta di guerra immaginaria contro il cittadino, sia la vive in prima persona, così probabilmente si augura che si riprenda la strada giusta, che è un po' il motivo per cui siamo qua. La strada in cui le norme sono poche, sono chiare, ma soprattutto, e questa è una cosa che succede spesso, siano chiari i principi che sono dietro a quelle norme, che quelle norme devono tutelare. Una strada dalla quale traspaia la fiducia verso chi amministra i vari livelli, chi fa il funzionario pubblico, chi lavora in un comune, invece di una continua caccia all'errore o l'uomo nero che oltre ad impiegare gran parte del nostro tempo paralizza le nostre attività non è minimamente efficace, se non nell'autosostenere e accrescere purtroppo la propria inutilità ed il clima di sfiducia verso ogni timore e verso ogni decisione. Quindi, si diceva prima, il funzionario non firma perché ha paura, è comprensibile, il sindaco se può, a volte è portato a non decidere perché purtroppo dalla decisione nasce poi la responsabilità. Dobbiamo riprendere una strada lungo la quale si possa tornare ad essere fieri per quello che facciamo, perché è sicuramente un mestiere non facile, sia un mestiere politico che un mestiere di chi fa funzionare il pubblico, ma è un mestiere, il nostro, in cui, qui parlo per la parte politica, il consenso e le decisioni che dobbiamo prendere nell'interesse dei cittadini spesso sono contrapposti, ma il rapporto tra lo sforzo che facciamo per ricavare questi risultati tangibili, sono quello per cui siamo lì, e di risultati ottenuti in realtà è così basso da domandarsi quasi se ne valga la pena di fare l'attività che facciamo. Il mestiere di sindaco credo possa essere fatto sostanzialmente in due modi differenti, in maniera facile, seguendo il consenso, o in un modo molto più difficile, ma che in realtà è quello che dà valore e costituisce il reale peso della carica, che è quello di fare quello che si ritiene giusto per il comune e le comunità che amministriamo. Volendo parafrasare il titolo dello scorso convegno, si potrebbe dire amministriamo per continuare a amministrare o amministriamo per essere utili. Sono fermamente convinto che solo il secondo di questi due modi sia degno di essere perseguito e ci possa qualificare come amministratori con la maiuscola, portatori dell'interesse pubblico. E per quanto sia una strada molto più difficile, questa sì è una difficoltà che mi sento di accettare, proprio perché è qualificante per la figura del edificante. Le difficoltà invece che non dobbiamo accettare e per quello sono quelle che non producono nessun effetto benefico per le nostre comunità. Le norme che richiamano altre norme per rispettare altre norme ancora vincoli di giudizio, norme di cui purtroppo si sono persi da tempo i principi fondamentali, sono rimasti solo gli adempimenti a sprecare il nostro tempo per produrre scrivanie di carte, pareri, tabelle fini a se stesse, che spesso per alcuni funzionari costituiscono la fine del percorso. Quindi non si arriva all'opera pubblica o al termine del lavoro, ma si arriva semplicemente alla fine degli adempimenti convinti che lì si sia arrivati al risultato. Quindi mi ponevo la domanda se ne valesse la pena. Sono fermamente convinto che ne valga la pena, se no non sarei qui, non sareste qui neanche voi. Basterebbe solo trovare la strada, se